Cari amici, buongiorno, spengo la radio. È video veloce questo, volevo raccontarvi un episodio e lo faccio per chiedervi se funziona uguale in Italia, ecco. E lo faccio senza cattiveria, malizia, è proprio una domanda onesta. Funziona così uguale? Allora, sono andato da Tesco, in un Tesco Express, che sono i supermercati piccoli, quelli piccoli, ecco, sono aperti. Questo è aperto dalle 6 del mattino a mezzanotte, alle 1, no, alle 10 di sera tutti i giorni, sempre aperto 7 giorni su 7. È una grande catena, c'hanno negozi grandi e piccoli, come potrebbe essere l'Esselunga, il GS. Vado, compro un prodotto, tra l'altro una sorta di yogurt, un prodotto di quel tipo, sbagliato. Torno a casa, arrivo a casa, scopro che ho preso il prodotto sbagliato e mi incazzo e dico vabbè, glielo riporto e vado a prendere quello giusto. Ovviamente incazzato perché ho perso tempo. Tenete conto che da casa mia a questo Tesco ci sono 300 metri che sto facendo in macchina, quindi capite che non è che fosse proprio la fine del mondo, però mi sono svegliato un'ora fa, capitemi che non avevo voglia di fare due viaggi al negozietto. Allora torno al negozio, prendo lo yogurt corretto, se proprio volete saperlo è sour cream, non è lo yogurt, è una crema. Ci voglio entrare nei tecnicismi. Prendo il prodotto giusto, vado alla cassa, gli dico: ho comprato quello sbagliato prima e voglio prendere questo al suo posto, me lo scambiate. È arrivata una cicciottella in 0 secondi, perché era lì che non c'hanno niente da fare nel negozio piccolo, ha scannato la ricevuta, che io mi faccio stampare sempre, giustamente, per fortuna questa volta l'ho tenuta e ce l'avevo. Ha stampato la ricevuta e ha scannato i due prodotti, ha fatto ritorno, quindi reso e poi acquisto di quello nuovo, e poi mi ha detto che mi erano dovuti 5 centesimi di differenza. Questi 5 centesimi di differenza ho toccato col cellulare, molto cashless, oggi non c'ho voglia di portare fuori il portafoglio, di fare le scale, pigrizia, e mi sono tornati 5 centesimi. Operazione durata 20 secondi, prendi il prodotto giusto, vai alla cassa, dai quello sbagliato, paga la differenza. In realtà mi sono preso i crediti, 5 centesimi mi sono tornati. Allora la domanda è: ma in Italia funziona uguale? Ecco, questo qua è il prodotto, tra l'altro. Grandi acquisti, acquisti impegnativi. E sarebbe stato così il processo di un prodotto, tra l'altro. Questo qua è un prodotto caseario, vogliamo dire. Prodotto caseario, ve lo riprendono indietro, vi fanno fare il reso in 3 secondi, non gliene frega un cazzo e tutti felici e contenti, o vi avrebbero completato la vita? Chiedo a voi. E con questo vado a mangiare, che i miei compiti li ho fatti. Ciao!